Ben ritrovati da Francesco Pugi e da Edes Software. Siamo lieti di presentarvi la nuova app IQM Index creata dal team di Edes, dedicata all'indice di qualità muraria, un parametro molto importante ai fini della corretta valutazione delle capacità meccaniche delle murature esistenti. Eccola qua come si presenta sul web. Premettiamo subito che l'app è destinata a tutti gli strutturisti italiani, ingegneri, architetti e professionisti che si occupano di analisi di edifici esistenti in muratura. E questo ci preme osservarlo proprio perché anche AEDES è l'acronimo di analisi di edifici esistenti in muratura, quindi la nuova app si inserisce perfettamente nel solco delle nostre attività. Gli utenti Edes troveranno sicuramente molto vantaggioso l'utilizzo dell'app, ma anche tutti gli altri progettisti potranno registrarsi ed utilizzarla in modo totalmente gratuito. Ecco, lo vogliamo sottolineare perché siamo particolarmente lieti di contribuire alla diffusione generale delle corrette metodologie di valutazione di capacità delle murature esistenti. Crediamo che un'azienda debba utilizzare il proprio settore ricerca e sviluppo, oltre che ovviamente per sostenere i propri prodotti, ma anche per aprirsi a vantaggio della collettività, nell'ottica di una crescita, culturale condivisa. Da molti anni Edes Software si occupa di analisi strutturale, appunto, di edifici esistenti in muratura, attraverso lo sviluppo ed il supporto di codici di calcolo che sono stati via via aggiornati secondo le nuove normative. Abbiamo seguito gli eventi sismici a partire da Umbria e Marche del 1997 fino ai più recenti del 2016. Quante volte abbiamo visto immagini di murature crollate, a volte con meccanismi di collasso geometricamente riconoscibili, più spesso con disgregazioni che hanno originato crolli caotici, quasi che gli elementi lapidei costitutivi della muratura, perdendo il legame dato da malte ormai incoerenti, ormai incapaci di coesione, siano tornati appunto alla loro condizione originaria di ammassi di pietrame, come se ci trovassimo di fronte a detriti di frane rocciose. Più raramente si sono osservati comportamenti globali con lesioni a taglio e presso flessione. Il comportamento disgregativo della muratura è reso ben evidente da questa immagine, per la quale ringraziamo, e anche per le immagini successive, i colleghi ingegner Castori e De Maria. E questa immagine e la seguente sono tratte da un convegno a cui abbiamo partecipato insieme nel 2019 a Macerata e ad Ancona. Bene, l'immagine mostra proprio appunto un caso di comportamento disgregativo della muratura che, come vediamo, aveva una caratteristica di povertà intrinseca. Nell'immagine successiva, tratta dalla documentazione dell'ingegner Castori, dove si ringrazia anche l'ingegner Cangi per le immagini appunto fornite. Bene, qui vediamo un caso in cui, anche se il cinematismo inizia ad innescarsi, la disgregazione ne impedisce l'evoluzione. Ora, è evidente che una preventiva analisi di ribaltamento rigido della parete muraria, cioè un'analisi che fosse stata fatta prima che avvenisse l'evento sismico, non avrebbe in ogni caso colto il comportamento fisico reale. Proprio le analisi cinematiche, però, e ancor più quelle relative al comportamento globale, sono le analisi oggetto della maggiore attenzione. Ad esse corrispondono le maggiori complessità, e pensiamo ad esempio all'analisi pushover, che oggi si è molto evoluta, ma è sempre un'analisi che richiede capacità modellative e interpretative avanzate. E comunque è tale da rivestire significato soltanto quando l'edificio è in sicurezza nei confronti dei meccanismi disgregativi e di quelli cinematici. A volte i software si propongono di sostituire o addolcire le fasi più impegnative per il progettista strutturale, così facendo però si creano percorsi che lo stesso progettista conosce poco, di cui non è pienamente consapevole, e lo indirizzano verso valutazioni sia degli stati di fatto che degli interventi di consolidamento che possono essere inappropriate, con tutta una serie di conseguenze tecniche, economiche e anche sulla sicurezza che si ritiene di aver conseguito. Anche quando però i software si propongono di supportare il professionista nelle modellazioni e nelle analisi, rendendolo ben consapevole delle proprie scelte, e in questo campo ci inseriamo il nostro PCM, bene, anche in questo caso le criticità non mancano, perché
Queste sono essenzialmente dovute al valore dei parametri in input, cioè alla scarsa conoscenza del valore reale che questi parametri hanno, in primis le caratteristiche meccaniche delle murature. Nell'immagine che vediamo è un modello di PCM per un edificio in muratura in pietrame disordinato, ciottoli, pietre erratiche irregolari, e è rappresentato appunto con le piante e gli sviluppi della modellazione. Ci chiediamo quali siano i valori corretti da specificare per le proprietà meccaniche. E la domanda è questa: siamo costretti a forzare i parametri in input con i valori di riferimento proposti dalla tabella normativa? Ecco, si rivela necessaria appunto una valutazione appropriata dei parametri meccanici e attraverso questa valutazione un inquadramento delle capacità strutturali. Infatti, la muratura che sto analizzando sarà effettivamente in grado di sostenere azioni statiche e sismiche, co mantenendo comportamenti organici fra i diversi elementi strutturali? Oppure potrà disgregarsi, annullando ogni capacità di resistenza geometrica del tipo meccanismo o di comportamento d'insieme del tipo di collaborazione fra pareti? Quali prove sperimentali, quali osservazioni fisiche saranno necessarie per capirlo? Ecco, questa immagine ci parla di regola dell'arte, è un'immagine tratta dalla documentazione di Alessandro De Maria e l'indice di qualità muraria offre appunto una risposta di grande rilievo alle domande che ci siamo posti e ci conduce verso una valutazione che, partendo dal rispetto delle regole dell'arte muraria, costituisce una fotografia attendibile delle reali proprietà della muratura esaminata. E questo in piena coerenza con la normativa vigente. Vediamo la famosa tabella dove si attingono i valori di riferimento delle murature esistenti. Come si vedrà, la metodologia dell'indice di qualità muraria è in accordo con la classificazione delle murature proposte nell'attuale circolare, appunto 2019, alle norme tecniche e ci fornisce parametri meccanici utilizzabili nella progettazione, quindi nelle analisi con i modelli, che sono però tipici della specifica muratura esaminata. Quindi la scelta delle resistenze e dei moduli di elasticità non sarà più quindi di fatto limitata alle tipologie di riferimento della tabella normativa, ma proprio utilizzando tali tipologie darà informazioni specifiche sulla muratura dell'edificio in esame. Bene, il modo migliore per illustrare in sintesi le procedure dell'indice di qualità muraria consiste nel ripercorrere insieme sinteticamente i contenuti della guida reperibile nell'app. Un documento di grande valore firmato da Antonio Borri e Alessandro De Maria, che sono appunto gli autori della metodologia dell'indice di qualità muraria e che in tale studio hanno potuto usufruire delle verifiche e del perfezionamento offerto dal contributo di Giulio Castori e di Marco Corradi. Nel documento, comunque, che è appunto in download dal sito dell'API QM Inc., troverete tutti i riferimenti bibliografici. Esaminiamo quindi i punti fondamentali della guida di Borri e De Maria, di cui consigliamo la lettura attenta. Infatti è estremamente interessante. Tutti i progettisti strutturali che si occupano di analisi di edifici esistenti in muratura dovrebbero conoscerne i contenuti. Quindi studiate questo documento come se doveste sostenere un esame. Va bene, cominciamo allora dalla premessa. Bene. Questo è il documento di Antonio Borri e Alessandro De Maria che si riferisce appunto al manuale per la valutazione dell'indice di qualità muraria. Iniziamo ad esaminarlo in dettaglio, si parlava della premessa ed ecco subito la focalizzazione di un punto importante. Vengono proposti, da un lato in particolare dal mondo accademico, metodi di analisi sofisticati e complessi che spesso sfociano in modelli astratti, lontani dalla realtà materica delle costruzioni murarie. La complessità di questi metodi rende difficile, se non impossibile, un esame critico dei risultati ottenuti, che in genere conducono alla necessità di interventi invasivi, spesso tanto inaccettabili quanto inappropriati. Dall'altra parte, l'esigenza di conservazione, spesso fatta presente dalle soprintendenze e dal Ministero dei Beni Culturali, tenderebbe allo status quo degli edifici storici. Ecco, nell'ampio spazio che esiste fra metodi di analisi sofisticati e complessi e l'assenza di qualunque tipo d'analisi, c'è posto indubbiamente per metodi semplici, basati sul buon senso ingegneristico. Ed è questa una premessa importante, appunto,
per l'indice di qualità muraria, che si inserisce in questa logica, potendo fornire in un modo semplice ed operativo alcune indicazioni sulle caratteristiche meccaniche che ci si possono attendere da una determinata tipologia muraria. Un altro paragrafo di nuova introduzione dell'NTC 2018, oltre a quello precedentemente citato nel testo e che promuove l'impiego dell'indice di qualità muraria, si trova al punto C8531. E dice questo: a seguito delle indagini è necessario valutare per ogni prova il grado di rappresentatività sia della classe tipologica attribuita al materiale, sia dei valori medi delle caratteristiche meccaniche dell'edificio da utilizzare nelle modellazioni. A questo scopo possono essere utili metodi che, avvalendosi della lettura visiva dei paramenti e della sezione, consentano di ottenere delle stime di tali caratteristiche attraverso indicatori di qualità muraria, purché elaborati con procedure di comprovata attendibilità. Bene, il QM è proprio una di queste procedure di comprovata attendibilità. E nel presente lavoro la procedura QM viene proposta con le seguenti finalità: fornire criteri metodologici di analisi della qualità muraria, fornire un parametro sintetico e quantitativo per valutare la qualità muraria, valutare qualitativamente il comportamento di una muratura, evidenziandone la diversità in base alla direzione della sollecitazione, valutare preventivamente la maggiore o minore propensione di una muratura al fenomeno della disgregazione, indicando quei casi nei quali è richiesta una maggiore attenzione nei confronti di questa problematica, fornire una stima numerica dei principali parametri meccanici associati ad una muratura e necessari per il calcolo strutturale, cioè le resistenze a taglio e compressione ai moduli elastici. Spesso l'attenzione è proprio solo su questi ultimi parametri, dimenticando tutto ciò che c'è dietro e che contribuisce a formare i valori realistici effettivi appunto di questi parametri. Il paragrafo 2 tratta di esperienze dei sismi recenti. Ora è interessante rilevare in questa figura, in particolare sulla parte sinistra, vediamo che ci sono descritte le influenze della tipologia di muratura sull'agibilità degli edifici. Bene, noi vediamo con riferimento a Norcia, per gli eventi sismici del 2016, che il 13% degli edifici in muratura irregolare si presenta agibile, il 33% invece è temporaneamente o parzialmente inagibile e il 54% è inagibile. Salendo di qualità fino alla muratura regolare, la percentuale di edifici che hanno avuto l'esito di agibilità sale al 46%, mentre scende al 15% quelli che sono inagibili. Quindi questo fa già capire anche da un semplice riscontro sperimentale l'importanza della qualità muraria. Questo è ciò che appunto viene affermato nel documento quando si dice: quanto osservato nei sismi del 2016 conferma quindi l'importanza di considerare questo aspetto, in particolare quando si è chiamati ad esprimere valutazioni di sicurezza o a progettare interventi di consolidamento per un edificio in muratura in zone ad elevata pericolosità sismica. Nel paragrafo 3 si parla della gerarchia dei meccanismi che abbiamo già introdotto in precedenza, parlando appunto della disgregazione, dei cinematismi e del comportamento globale. Qui si comincia con l'osservare che la muratura non è un materiale di tipo moderno ingegnerizzato, si tratta invece di un prodotto di tipo artigianale che può presentarsi con varianti e declinazioni dipendenti dal luogo, dall'epoca della realizzazione, dall'importanza dell'edificio, dalla porzione dell'edificio in esame, dall'abilità delle maestranze impegnate per la sua realizzazione, eccetera, eccetera. Davvero un gruppo molto numeroso di parametri. Ecco, si possono ipotizzare tre diverse tipologie di comportamento. Il tipo 0 è la disgregazione, il tipo 1 i meccanismi di tipo locale. E poi abbiamo un tipo 2 con i meccanismi di tipo complessivo o globale. Ecco, queste fotografie riportate nel documento di Borri e De Maria rappresentano a sinistra il comportamento disgregativo di una muratura di pessima qualità in un edificio vicino a Norcia, dopo il terremoto del 30 ottobre 2016, e sulla destra invece un innesco di un cinematismo di ribaltamento. I meccanismi di tipo globale, sono invece quelli che chiamano in causa le resistenze, soprattutto nel piano delle pareti, quindi
tagli e presso flessioni che rappresentano appunto il livello più elevato di comportamento nella gerarchia. Ogni passo è propedeutico al passo successivo. Realizzare un intervento senza aver prima garantito il soddisfacimento del requisito precedente può vanificare l'effetto dell'intervento stesso. Ecco quindi un quadro riassuntivo molto ben fatto ed efficace che collega appunto questa gerarchia dei meccanismi col comportamento sismico, l'analisi più adatta per affrontarlo e l'intervento prioritario. Quindi noi vediamo che se siamo nella tipo 0, cioè nella possibilità di disgregazione, la valutazione della qualità muraria è l'analisi più adatta. Mentre nel caso di cinematismi si effettueranno analisi per meccanismi di collasso, soltanto quando vi sia una sufficiente qualità muraria, una presenza di collegamenti efficaci e diffusi sull'intera costruzione, si potrà parlare di analisi non lineari, cioè si potrà entrare nel campo dell'analisi pushover. Allora si capisce bene come pensare che studiare un edificio esistente in muratura voglia dire subito applicare l'analisi pushover. È comunque inappropriato perché bisogna effettuare uno studio approfondito sull'edificio che ci permetta di inquadrare correttamente il campo in cui dobbiamo collocare l'analisi dello stato attuale in prospettiva dello stato di progetto. Ecco, al paragrafo 4 vengono introdotti i parametri fondamentali che determinano l'indice di qualità muraria. Già osservando che questo può essere suddiviso in tre diversi indici, quello per azioni verticali, quello per azioni orizzontali fuori piano e quello per azioni orizzontali nel piano. I parametri sono i seguenti: la qualità della malta, la presenza di diato nell'ingranamento trasversale, la forma degli elementi resistenti, la dimensione degli elementi resistenti, lo sfalsamento dei giunti verticali, l'orizzontalità dei filari e la resistenza degli elementi. Ognuno di questi contraddistinto da una sigla. Ecco, basandosi sull'osservazione dei paramenti e della sezione muraria, si valuta il rispetto o meno delle regole dell'arte. I possibili giudizi per ciascun parametro sono che sia rispettato, parzialmente rispettato oppure non rispettato. Ecco, diciamo che alcune delle ipotesi di base su cui si fonda lo studio dell'indice di qualità muraria sono che l'oggetto di studio sia il pannello appunto murario considerato isolato e può essere sottoposto a diversi tipi di azioni classificabili in tre categorie: carichi verticali, azioni orizzontali che impegnano il pannello murario nel suo piano medio e azioni che impegnano il pannello murario ortogonalmente al suo piano medio. I parametri della regola dell'arte influiscono in maniera diversa sulla risposta del muro a seconda del tipo di azione che sollecita il pannello. Ecco, proviamo a dare una definizione di regola dell'arte. Si tratta di un concetto che possiamo considerare acquisito ed intuitivo, ma è bene però precisarlo in maniera specifica. Ecco, la regola dell'arte è l'insieme di tutti quegli accorgimenti costruttivi che, se eseguiti durante la costruzione di un muro, ne garantiscono il buon comportamento e ne assicurano la compattezza ed il monolitismo. Dopo questa affermazione vi sono molte considerazioni anche a carattere storico. Vediamo qui la muratura di pietra squadrata riportata da Palladio nella sua opera, altre tipologie murarie di Francesco Milizia, che riguardano appunto gli studi storici su queste murature e così via, con molte considerazioni che vi invito davvero a leggere e approfondire per capire l'influenza dei vari elementi. Ecco, noi saltiamo al paragrafo 5.3 dove si affronta la valutazione appunto della regola dell'arte, dicendo che l'indice QM è distinto in base alla possibile direzione dell'azione che sollecita il generico pannello, quindi si avranno tre indici di qualità muraria: un IQM per azioni verticali, un IQM per azioni orizzontali fuori piano e un IQM per azioni orizzontali nel piano. Questo indice dipende appunto dai parametri caratteristici detti. Il risultato finale è un valore variabile fra 0 e 10 che resta distinto in base all'azione e alla direzione dell'azione sollecitante. Sarà inoltre possibile individuare una categoria di appartenenza della muratura A, B o C associata al comportamento strutturale
del pannello murario sollecitato. Quindi ad una muratura di categoria A corrisponderà un buon comportamento strutturale, ad una muratura di categoria B un comportamento di media qualità. Una muratura di categoria C manifesterà un comportamento insoddisfacente di fronte ad eventuali sollecitazioni. Bene, qui vi sono poi, come potete vedere, degli approfondimenti sul ruolo e sul riconoscimento dei diversi parametri in gioco. Qui si parla di qualità di malta rispettata, parzialmente rispettata, non rispettata. Poi della presenza di diatoni, ugualmente nei vari livelli del rispetto oppure parziale o non rispetto. Ecco, poi lo stesso per la presenza di diatoni, c'è un approfondimento anche sulla linea di minimo tracciato, nel quale qui non entriamo per semplicità, ma che potrete appunto studiare dentro questo documento. Qui poi si parla della forma degli elementi resistenti, la dimensione, lo sfalsamento dei giunti verticali, presenza di filari orizzontali, la qualità degli elementi resistenti e poi una tabella di sintesi. Ma vediamo qual è il punto chiave. Ecco, il punto chiave a questo punto, per effettuare un passaggio da una classificazione qualitativa a un aspetto quantitativo, è l'attribuzione dei punteggi ai parametri della regola dell'arte. Nelle tabelle 2, 3 e 4 del documento di Borri e De Maria sono riportati i punteggi da attribuire ad ogni parametro della regola dell'arte in funzione del suo rispetto, parziale, rispetto o non rispetto, ed in funzione del tipo di azione sollecitante preso in considerazione, verticale, ortogonale al piano della parete o complanare alla parete stessa. Ed ecco questi valori che sono frutto appunto di uno studio attento e che sono stati calibrati in modo molto mirato. Dopo si parla appunto dei criteri utilizzati per l'attribuzione dei punteggi, quindi potrete approfondire, ma sostanzialmente diamo alcuni cenni. Ecco, per le azioni verticali, i parametri a cui è stato attribuito maggior peso nella valutazione del comportamento della parete soggetta a carichi verticali sono la forma degli elementi, l'orizzontalità dei filari e la qualità della malta. Per quanto riguarda le azioni orizzontali fuori piano, si perviene un IQM molto basso se la muratura ha elementi resistenti degradati o debolmente resistenti a compressione. Quindi al parametro del buon ingranamento interno fra i paramenti, PD, cioè la presenza di diatoni, è attribuito il peso maggiore. Altri parametri importanti a questo fine sono la presenza di filari orizzontali e la forma degli elementi resistenti. Per le azioni nel piano vi sono diversi aspetti da considerare. La resistenza nel piano di una parete è dovuta alla coesione, un aspetto conferito alla muratura da una malta di buona qualità, all'attrito che si manifesta su superfici orizzontali, e da qui l'importanza del parametro della forma degli elementi. Non basta però, occorre anche che i giunti verticali siano sfalsati fra loro affinché l'attrito si possa esplicare. Dunque per questo motivo si dà importanza al parametro SG. Poi l'ingranamento ed incastro fra i blocchi è presente se si hanno blocchi squadrati e giunti verticali sfalsati. Questo aspetto può addirittura definire la pendenza della lesione che si andrà a formare. Quindi tre parametri fondamentali della regola dell'arte per le azioni orizzontali nel piano, complanari al pannello, sono la presenza di blocchi squadrati, lo sfalsamento dei giunti verticali e la qualità della malta. Anche la presenza di diatoni svolge un ruolo importante, in modo tale che le azioni orizzontali complanari interessino l'intero spessore del muro e non solo il paramento dove si esercitano direttamente. Ecco, a questo punto, una volta ottenuti punteggi relativi ai diversi parametri, questi vengono combinati tra loro da semplici operazioni di moltiplicazione e di addizione per ottenere l'indice di qualità nei casi delle diverse tipologie di muratura. Per esempio, questo evidenziato è il caso di murature non in mattoni pieni o blocchi ad essi equivalenti. Ci sono le espressioni di QMV, FP ed NP. Ecco, a partire dai valori di IQM si può classificare la categoria della muratura. Categoria A, B o C. La categoria migliore è l'A, la peggiore è la C. Quindi, distinguendo anche per azioni verticali, ortogonali e complanari. A questo punto dobbiamo ancora arrivare a capire qual è il comportamento meccanico in base alla categoria. Ora, per le azioni verticali una muratura di categoria A difficilmente subisce lesioni e può essere considerata di buona qualità. Una muratura di categoria B ha basse probabilità di collassare, ma può lesionarsi e può quindi essere considerata di media qualità.
una muratura di categoria C ha elevate probabilità di subire lesioni o di andare fuori piombo per il fenomeno dell'instabilità. E quindi questa categoria di muratura va considerata di scarsa qualità. Per azioni verticali fuori piano c'è sempre la distinzione fra B e C. Nella A si può contare ancora su un comportamento monolitico con bassa probabilità di lesioni. Nella B non c'è questa garanzia, ma neppure avviene la disgregazione, che invece può caratterizzare la categoria C, la peggiore fra le tre. Per azioni nel piano, una muratura di categoria A ha basse probabilità di lesionarsi ed ha una muratura di buona qualità. Nella categoria B ci sono invece buone probabilità di lesione e nella C rientrano le murature proprio di scarsa qualità. Ecco, la correlazione di QM con i parametri meccanici della muratura. Questo è il passaggio chiave, perché noi abbiamo dalla normativa un gruppo di parametri, di murature di riferimento alle quali vengono attribuite parametri meccanici che interessano per la loro caratterizzazione e analisi, quindi la resistenza a compressione, la resistenza a taglio, i moduli di elasticità. Bene, attraverso tutte le combinazioni possibili date dall'elenco della decina circa di tipologie, con le varianti legate per esempio a malte più o meno di buona qualità e ad altri aspetti che dipendono appunto da quanto evidenziato in normativa, viene fuori risulta appunto un numero di 74 murature nel loro complesso per le quali è possibile calcolare l'indice di qualità muraria con le considerazioni precedentemente esposte e correlandoli con i valori di resistenza e di moduli di elasticità. In particolare, fra tutte le correlazioni analizzate, quelle che descrivono meglio la corrispondenza fra EQM e i parametri meccanici delle murature risultano la correlazione dell'EQM verticale con la resistenza a compressione, dell'IQM nel piano con le resistenze a taglio e il modulo di elasticità tangenziale e ancora verticale con il modulo di elasticità longitudinale E. Le correlazioni ognuna sono state eseguite 3 volte, quindi nei confronti del valore medio, minimo e massimo della tabella. Ogni correlazione viene rappresentata su un diagramma cartesiano avente in ascissa IQM e in ordinata il parametro meccanico di interesse. Vediamo quindi queste. Eccone qua, 1. Queste sono le curve di correlazione fra il valore medio della resistenza a compressione secondo la tabella della circolare e l'indice di qualità muraria verticale. Ecco, la correlazione è molto buona, come dimostra il parametro R al quadrato. E quindi a cosa siamo arrivati a questo punto? Siamo arrivati a un quadro grafico, a un'espressione matematica, che è questa che voi vedete, che è appunto l'espressione di correlazione, grazie alla quale, entrando dentro con il valore dell'indice di qualità muraria della propria particolare muratura, è possibile ottenere il parametro di resistenza. Voi capite quindi l'importanza di questo processo conoscitivo, perché si parte da tutte le murature presenti in normativa e quindi si lavora in pieno accordo con le prescrizioni normative. E si ottiene però il valore specifico per la propria muratura, quindi non si adotta il valore di riferimento tale e quale, così come riportato in tabella, ma si può fare appunto affidamento a una descrizione che calza bene al caso in esame, cioè che si riferisce proprio alla muratura che stiamo studiando. Queste sono altre curve di correlazione, le trovate tutte ovviamente nel documento. Quindi fra l'IQM nel piano e la resistenza tangenziale, i moduli di elasticità per G e per E, e dobbiamo dire che questi studi hanno avuto anche delle conferme sperimentali importanti che Borri e De Maria descrivono nel documento. Quindi abbiamo visto in sostanza che l'IQM verticale e l'IQM nel piano sono legati strettamente ai parametri meccanici di resistenza e moduli elastici. Quindi l'IQM fuori piano sembrerebbe non essere fin qui considerato, ma rientra in gioco in un particolare aspetto che è uno degli ultimi sviluppi di questo metodo e che riguarda appunto il fenomeno della disgregazione. Gli autori infatti hanno individuato il fatto che il fenomeno della disgregazione è un'evoluzione infausta di un meccanismo locale e quindi appare logico considerare come discriminante il valore dell'indice EQM fuori del piano.
Quindi il punto è quale sarà la soglia di QM che può indicare la disgregazione. Ecco, gli autori precisano in modo molto corretto e molto argomentato che quando si affermerà che una muratura si può disgregare se il suo QM è inferiore a un certo valore, si intende dire solo che basandosi sulle osservazioni fatte in occasione dei sismi precedenti, tipologie murarie che avevano quelle determinate caratteristiche hanno presentato il fenomeno della disgregazione con notevole frequenza ed è quindi logico attendersi un comportamento simile per sismi di analoghe caratteristiche. Ecco, qui c'è un'osservazione importante perché siamo in piena coerenza col contenuto normativo che relativamente agli edifici esistenti ci dice questo. Nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente riscontrabili sono le più diverse ed è quindi impossibile prevedere regole specifiche per tutti i casi. Di conseguenza, il modello per la valutazione della sicurezza dovrà essere definito e giustificato dal progettista, caso per caso, in relazione al comportamento strutturale atteso. Ecco, si tratta di un'osservazione importante che personalmente avevo già avuto modo di evidenziare in uno studio condotto insieme a Massimo Mariani sulle conseguenze della componente sismica verticale, esse riconosciute appunto in alcuni casi che si sono manifestati anche nei sismi recenti e quindi rientrano a tutti gli effetti anche quelli nei casi di comportamenti strutturali attesi. Ciò vuol dire che dobbiamo avere una conoscenza di cosa è accaduto a quelle tipologie di edifici in situazioni analoghe in passato, perché questa è per noi una banca dati di importanza fondamentale per ipotizzare cosa potrà accadere al caso di cui ci stiamo occupando. Ecco, il documento infine procede con la valutazione appunto di questa soglia di indice di qualità muraria fuori piano, che significhi appunto la possibilità di maggiore di disgregazione. Questa soglia viene identificata nel valore 4 e qui si dice che appunto tenendo come riferimento le macro categorie delle tipologie murarie contemplate nella normativa italiana, sulla base delle esperienze condotte nei rilevamenti post-sismici dei vari terremoti italiani, si è proposto di utilizzare per gli edifici ordinari in zone con pericolosità sismica medio-alta il valore di QM fuori dal piano uguale a 4 come valore di soglia. Valori di QMFP uguali o inferiori a 4 dovrebbero richiamare l'attenzione nei confronti della possibile disgregazione. Quindi è segnalato in questo modo un limite molto importante che ci permette di parlare appunto della disgregazione e di saperla identificare laddove si può manifestare. Il documento procede poi con alcuni esempi di comportamento delle murature sotto sisma, molto interessanti, che vi invito a consultare, infine con i riferimenti bibliografici. Ecco, a questo punto allora siamo in grado di cominciare a vedere l'app e fare almeno un paio di prove per illustrarvi come con questa nuova applicazione sia possibile valutare l'indice di qualità muraria e giungere a quello che abbiamo detto, cioè una valutazione dei parametri meccanici aderenti al caso reale che stiamo studiando e anche una indice sulla possibile disgregazione della muratura. Quindi andiamo subito a vedere cosa accade utilizzando l'app. Eccoci qua, entriamo, della verità vi voglio far vedere prima anche dal sito Edis, se è possibile direttamente andare al sito di QM Index, però il QM Index ha anche un indirizzo assoluto, il QMindex.com, a cui potete puntare semplicemente digitandolo nella barra del browser. Eccoci, siamo quindi dentro qmindex.com, supponiamo di esserci già registrati, quindi facciamo l'accesso, questo è il mio accesso, accedi. Ecco, come vedete abbiamo un menu dove tra l'altro in aiuto potete trovare i manuali dell'applicazione che è stato compilato dallo sviluppatore Nicola Ferrante e prevede appunto la descrizione di tutte le funzioni dell'app, mentre la guida di QM è il documento di Antonio Borri e Alessandro De Maria che ho illustrato in precedenza e che di nuovo vi invito appunto a studiare. Qui c'è il vostro profilo, qui c'è la creazione delle schede e la consultazione. Comunque ora noi andiamo a creare una nuova scheda.
Ecco, per creare una nuova scheda, supponiamo di definirla in un certo modo, di parlare innanzitutto, come primo caso, dei blocchi di pietra squadrata e quindi chiamiamola muratura. Ecco, muratura in blocchi di pietra squadrata, era una stringa già archiviata, collochiamola nella zona geografica di Gubbio. Ecco, questo è l'unico dato che permetterà una aggregazione geografica delle tipologie murarie e che ovviamente non dà un'identificazione precisa del sito, perché tutta l'app è costruita nel pieno rispetto delle normative sulla privacy. Ovviamente sarà cura degli utilizzatori, sarà loro responsabilità quella di non fare l'upload di materiale sensibile, questo è evidente, ma diciamo che il CAP comunque serve ad evidenziare la ricorrenza di certe tipologie in alcune zone costruttive. Il nostro territorio italiano è molto eterogeneo da questo punto di vista e quindi identificare le particolarità delle varie zone sarà molto utile per fare degli upgrade nei confronti della conoscenza proprio del costruito. Ecco, è possibile caricare delle foto, supponiamo di caricare per esempio questa foto di muratura, possiamo anche caricarne più di una, questa è la sezione o comunque una, più che una sezione, diciamo uno spaccato dell'interno dell'organizzazione della muratura. La tipologia muraria la possiamo scegliere fra quelle previste e in questo caso scegliamo a blocchi lapidei squadrati. Poi possiamo sfogliare gli schemi assonometrici e ricercare quello che più si adatta alla nostra descrizione. Vediamo quale può essere, li sfogliamo un po' tutti. Ecco, in linea con quanto era stato in precedenza mostrato, è probabilmente questo quello più idoneo. Poi per la sezione possiamo anche qui cercare la situazione che meglio descrive la nostra muratura. Ecco, direi che potrebbe essere questa. Poi nel prospetto frontale anche qui possiamo riconoscere le varie tipologie. Questa direi, forse questa è ancora un po' troppo regolare, vediamone un'altra. Eccola qui, questa è quella che possiamo scegliere. È possibile aggiungere delle descrizioni, ora per semplicità procediamo un po' più speditamente e qui possiamo introdurre le dimensioni degli elementi. Allora, in questo caso l'altezza va da 8 a 18, la lunghezza da 15 a 30 centimetri e la profondità da 12 a 25. Quindi arriviamo ora ai parametri della regola dell'arte. Ecco il nodo cruciale, è attraverso la descrizione di questi che sarà possibile ottenere appunto l'analisi dell'indice di qualità muraria e quindi dei parametri meccanici. Quindi il parametro PD per questa muratura è parzialmente rispettato. Per quanto riguarda il parametro di malta, anche in questo caso siamo su un parziale rispetto, la forma degli elementi invece è rispettata. Lo sfalsamento tra i giunti verticali non è rispettato, la resistenza degli elementi è rispettata, l'orizzontalità dei filari è rispettata e la dimensione degli elementi si considera parzialmente rispettata. Si possono poi applicare parametri correttivi. Ecco, insomma, alla fine, una volta specificati tutti questi dati, possiamo salvare e calcolare il QM. Ecco qua, questi sono i nostri risultati. Abbiamo ottenuto un indice di qualità muraria pari a 7 nella direzione verticale, 6 e 5 fuori piano, 5 e 5 nel piano, con categorie corrispondenti a B ed A. Quindi siamo sopra la soglia della disgregazione che non interesserà una muratura di questo tipo. È possibile da qui visualizzare i riferimenti normativi dei parametri meccanici, che sono questi.
Ad esempio, noi vediamo che per questa tipologia di muratura la tau 0 dovrebbe oscillare fra 0,090 e 0,120. Abbiamo ottenuto un valore che invece oscilla tra 0,060 e 0,102, un po' più basso. Però capite l'importanza di quanto ottenuto, perché avendo specificato la configurazione reale di questa muratura, anche il parametro di resistenza ottenuto è più realistico ed è ottenuto, badate bene, appunto in coerenza con quelli che sono i valori di normativa. Quindi non va considerato il fatto che, siccome non corrisponde a un valore di normativa, se ne distacchi, perché questo valore è calcolato proprio dalla curva di correlazione ottenuta con i parametri di normativa e quindi è con essa perfettamente coerente, ma il vantaggio di essere coerente anche con la situazione reale dell'edificio. Ecco, possiamo poi provare ad aggiungere un'altra scheda, facciamone una nuova. Beh, prima però, ecco, volevo farvi vedere la possibilità di stampare una scheda. Facciamo il download. Il download crea un file. Questo file è un file PDF che poi potrete associare ai vostri progetti per la valutazione appunto di queste grandezze che inserirete nelle analisi strutturali. E quindi direi che è un supporto molto importante per la vostra progettazione. Ecco, torniamo ora all'app, facciamo una nuova scheda. In nome della scheda, questa volta facciamo una muratura di blocchi di pietra sbozzata, è un altro esempio. Sempre posta nella zona di Gubbio, vediamo di caricare le foto. Siamo in questa situazione. Carichiamo anche un'altra foto. Ecco qua. La tipologia muraria conci sbozzati. Gli schemi per semplicità non li andiamo a caricare. Possiamo dare le dimensioni degli elementi che sono di altezza variabile fra 8 e 15. Di lunghezza compresa fra 10 e 26 e di profondità fra 8 e 15. Vediamo ora i parametri che descrivono la regola dell'arte. La presenza di diatoli non è rispettata, la malta efficace è parzialmente rispettata, la forma degli elementi resistenti è parzialmente rispettata. Lo sfalsamento tra i giunti verticali non è rispettato, la qualità degli elementi resistenti è rispettata, l'orizzontalità dei filari è non rispettata, la dimensione degli elementi è non rispettata. Questa è la situazione, non abbiamo proprio malta di pessima qualità, se no potremmo aggiungere anche questa penalizzazione. Bene, facciamo il calcolo di QM. Ecco che compare la possibilità di disgregazione muraria in caso di sisma di elevata intensità. I punteggi relativi ai QM sono 2, 1 e 5, 2 per le azioni rispettivamente verticali, fuori piano e nel piano, sotto la soglia di 4. E questi sono i parametri meccanici che abbiamo ottenuto. Dunque, anche questa scheda può essere poi ovviamente stampata. Gli utenti standard possono salvare ed elaborare. Quindi mantenere in memoria fino a 10 schede, gli utenti EDES possono usufruire di un'estensione a 50 schede, gli utenti appunto che ci stanno seguendo in questa annualità. Ecco, tuttavia, l'importante è che l'app sia utilizzabile da chiunque, da qualunque professionista voglia appunto applicare questo metodo per fare delle valutazioni appropriate sulla propria muratura. Ecco, ripeto di nuovo che dal menu aiuto avete il manuale dell'applicazione che vi spiegherà l'utilizzo, le condizioni anche, i termini d'uso in ogni dettaglio, la guida EQM invece è il documento di Borri e De Maria. Poi ci sono i classici comandi di tutti i siti, cioè la visualizzazione dello stato del proprio profilo, login e logout e così via. Ecco, sulle queste cose non stiamo a dilungarci ulteriormente. Bene, allora a questo punto siamo giunti alla fine di questo incontro. Vi ho illustrato la nuova app EQM Index e adesso dobbiamo cominciare a utilizzarla. Tutti
Tutti i professionisti sono invitati a collegarsi quindi a qmindex.com o a implementare l'app sulla schermata iniziale del loro tablet o del loro smartphone, in modo tale che la possono proprio anche usare sul dispositivo mobile, ad esempio in cantiere. Ecco, come fare per averla in questa posizione nel proprio telefono o nel proprio dispositivo mobile, lo potete scoprire poi leggendo appunto la guida all'applicazione che è scaricabile dal sito, come abbiamo già visto, e trovate appunto nel menu Aiuto. A questo punto non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione, vi porgo i miei più cordiali saluti e vi do appuntamento al prossimo incontro. Grazie da Francesco Cugi.